Allora, siamo oggi a festeggiare il primo anniversario dall'inaugurazione del nostro museo Vecchi Amici di Famiglia. I nostri soci e frequentatori conoscono lo scopo del museo, che è quello di dare dignità agli oggetti che ci sono stati utili, che altrimenti rischierebbero di finire nelle discariche. Utilizzare questi oggetti per creare uno scambio generazionale, perché dalla spiegazione sull'uso del semplice oggetto viene naturale raccontare la vita e la storia di chi l'ha usato, all'evoluzione della scrittura, dei mezzi di comunicazione, dell'elettricità, eccetera eccetera. Vale la pena ricordare che una classe della scuola elementare Giovanni Duprè l'anno scorso ha vinto un concorso nazionale di fotografia con vecchi strumenti del passato su 500 scuole italiane per minori, con i vecchi ferri da stiro a carbone ardente, partendo dall'accensione del fuoco attraverso la scintilla, quindi l'attivazione della fiamma, la creazione della brace e stiratura. Oppure, tra l'altro, fra pochi giorni usciranno anche il programma dei campi estivi, che anche quest'anno rifaremo in maniera coprendo tante settimane. Oppure, ecco, una delle più grandi curiosità dei bambini quando vengono qua, mettere i dischi nel vecchio giradischi o nei vecchi grammofoni. Il museo è molto cresciuto, i donatori da meno di 30 sono diventati oltre 50. Gli oggetti, tra quelli esposti e quelli ancora in magazzino, sono ben oltre 400. Così abbiamo dato un aspetto completamente nuovo al museo stesso. E poi vi saluto e poi vi consegneremo, a tutti i donatori vi consegneremo il nostro riconoscimento. Bellissima platea, bellissima, bellissima. Benvenuti a tutti, mi unisco anch'io a quel benvenuto che ha dato il Presidente, perché voglio esprimere un sentimento di gioia. Il centro oggi esprime un sentimento di gioia, quella gioia che invade i genitori quando nasce una nuova creatura, e la nostra creatura è nata un anno fa, il nostro museo. Poi seguono le varie, il primo dentino, quando chiama mamma, i primi passettini senza aiuto. Queste sono le gioie che accompagnano fino poi ai compleanni dei nostri figli. Quindi noi al centro ci sentiamo genitori di questo museo e oggi siamo felici di poter essere insieme a voi a festeggiare questi passettini che sono stati fatti. È una cosa molto, molto importante per noi, perché? E vi trasmettiamo questo sentimento perché non è un museo normale, dove, non so, un ente, un'associazione, qualsiasi entità stessa, cioè di pezzi della propria storia, di oggetti che hanno convissuto nelle case, nelle nostre case, nelle vostre case, e che quindi rappresentano come un'enciclopedia, una piccola parte di un'enciclopedia. Tale è il nostro oggetto, quindi ha un significato particolare. Quindi di fronte, lì non ci troviamo di fronte a oggetti. Quelle tentazioni spesso ci sono, i tempi, voi o noi, ma allora voi non capite niente, ma allora voi siete... No, noi parliamo attraverso gli oggetti, attraverso la storia e ciò che dicono gli oggetti. Noi siamo interpreti di quella storia degli oggetti, non ci sono oggetti. Il famoso computer Commodore 64 ha fatto sognare i ragazzi degli anni 80, è già nel museo. Quindi non c'è solo roba vecchia prima della guerra, ci sono i lettori CD, perché i lettori CD sono belli, sono belli passati di moda, ancora abbiamo i CD e li suoniamo. Però se non manteniamo quella regina che le regolano, la tecnologia non ci consente più. Ci abbiamo magari tanti bei dischi, ma non sappiamo più come farle suonare. Quindi questo complesso di rapporti che noi instauriamo attraverso il museo è un qualcosa
che fa meglio di altre cose, fa riflette, fa entrare. E quindi non soltanto nel ruolo istituzionale. Mi permetto di portare il saluto naturalmente del sindaco Bruno Valentini e della giunta comunale che crede fermamente in questo tipo di socialità, come diceva il vostro presidente Andrea Franci, crede fermamente che la relazione da parte anche del mondo dei non, Pierluigi ha detto degli anziani, dei non più giovanissimi, io mi permetto di dire, perché ormai si è avuto questo tipo di terminologia, si basa anche sulla capacità di essere, di affermare la propria identità nella relazione all'interno della comunità. E voi siete un esempio in cui questo è un luogo di comunità. Mi fa piacere essere anche qui perché ho visto un po' nascere questo museo, l'ho visto attraverso alcune chiacchierate fatte con Pierluigi quando ancora c'era semplicemente una progettualità di questo luogo, l'inaugurazione dell'anno scorso, in cui comunque c'è stato un percorso intenso. E mi ricordo anche un'altra testimonianza, io credo che sia, io sono andato a volte a viaggiare, ho visto, ne parlavo anche per lui circa 5-6 anni fa, in un luogo della Carinzia, dove nella Carinzia Card c'erano i luoghi dei musei da visitare per il turismo, mettevano questi luoghi, li chiamavano loro di cultura popolare. Ai ragazzi che andavano a visitare dei luoghi dove erano rappresentati talvolta il mondo contadino della Carinzia, talvolta il mondo dell'artigianale, talvolta anche il mondo delle rappresentazioni artistiche del tempo. E... Grazie Mario, io passerei ora alla consegna di questi riconoscimenti di cui vi avevo detto. Andiamo. Bacconi Paolo non c'è, vero? Mi sembra di no. Barri Bruna, vai. È in cucina a preparare il fresco? Bruna, vieni. Per lavorare. Allora, intanto passiamo. Grazie. Grazie a te. Ciao Fernanda, ci ha dato la rocca, gli zoccoli. Una rarità. Una rarità. Grazie. Rogi Graziano. Ecco, grazie. Andrea, io mi auguro a scuola quando ci davano la testa dritta una che aveva una testa grossa. Rogi Guido. Anche lui. Grazie Guido. Poi Rogi Pierluigi. Gli consegniamo anche quello della figlia Broci Serena, che rappresenta lui, Pedali Bruna, che ha donato anche degli oggetti e poi ci fa partecipe di una sua storia di vita, e Lorenzetti Rino, che si procurerà a nostro Pierluigi di consegnarli. Bruni Lucia. Alberto Bruttini. Grazie.
Ediva, Bucci Ediva. Adriano Bugnoli. Adriano. Grazie, non solo per il progetto, ma per la passione che mette anche nella produzione di questo centro. E qui la struttura, l'azienda per il servizio alla persona, perché in Burke è la persona del suo presidente. Qui ci sarebbe a fare vabbè, glielo do per ultimo perché sta facendo le riprese, si farà un cambio di... Dopo darla a mia moglie. Oggi vieni qua, ci si fa insieme. A tutte si fa matrimoniale, si fa mai. Non ci sia mai, invece è sempre presente. Siamo in società. Allora, siamo in società. Se non ci sarebbe stato. Anna Maria Formio. Grazie, Anna Maria, grazie. Ci ha dato quel tosta orzo, quello particolare, no? Come usavamo noi con il ferro lungo per non bruciarsi la mano, ma lei è da stufa, la cucina che si gira, con ha fatto tipo padellino aperto. Allora, Fantozzi Antonella, e a lei il consiglio. Antonella che anche lei ci dà un grosso aiuto, tutto l'anno, ha una bella passione su questo museo, ti ringrazio infinitamente e ti do anche quello del tuo e della famiglia Vevolati. Grazie. Di Marco mi sembra che non sia venuto, glielo consiglieremo poi. Allora, Filoni Fabrizio rappresentato dal figlio, c'era Alessandro, dove è Alessandro? Lo consegniamo al figlio. È fuori, fate venire Alessandro. Lo consegniamo al figlio, perché fa le pesci del pane. No, fallo venire. Intanto si dà il fiduciario. Fiduciario. Grandissimo aiuto. Oltre che sono amministratore. Questo lo prendo per me, Francia Andrea. Eccolo. Allora, viene Alessandro perché te rappresenti. Gatterelli Enzo, che abbiamo il suo mandolino. Quando faceva il direttore del coro, oggi sappiamo, al nipote che immagino quante battute di Marano, che si chiama Vasco Rossi. Giovannoni Anna Maria. Grazie.
Giovannoni, grazie anche a te per l'università, per la tua collaborazione. Grazie a Elsa, la mamma, anche lei è divisa. Elsa, bella Elsa, che sei quasi in fondo, c'è cioè un nome che comincia a fare. Grazie anche a tutti per aver fatto, per fare, per il rinfresco e il dopo. Usufruiremo. Marinetta Mai. Marinetta. Una grandissima appassionata e da tanto a DAFE e da tanto a questo centro. Un grande trasporto. Porteremo di qua, di Burg.
Segni Cristina. Grazie a lei per il riconoscimento, lei opera la mimosa e quindi c'è sempre delle collaborazioni, ci sono sempre degli intrighi fantastici. Tognazzi Enzo, ecco, ci siamo. Per motivi di età ha preso un'altra strada, ma ringraziamo per tutto quello che ha fatto. Maria Grazia, anche te, grandissima affezionata per questo tempo. Grande attrice. L'oggetto che ho portato, che era un gelosino degli anni 60, mi hanno tirato fuori le voci della mia mamma e del mio papà di 40 anni fa, voci che ho fatto risentire a mio figlio oramai quarantenne e a mio nipote cinquantenne. In occasione di questa Pasqua ci siamo ritrovati, hanno avuto la gioia e il piacere di sentire a sorpresa le voci dei loro nonni. Quindi questa è la cosa più bella. Sono io che voglio ringraziare. È un'operazione che quindi vale la pena fare, questa del museo, perché rimuove delle sensazioni e delle emozioni. Ecco, grazie della testimonianza, Umberto. Turchi Elisena, che lei l'ho citata più volte perché è volontaria del laboratorio, volontaria della cucina, volontaria. Tanta volontà. Adriano Malacchi c'è? No. No, non è venuto venire. Vanni Antonella non cerco da venire e qualcuno qua se l'ha detto. Bene, allora, sono rimasti questi qui, noi si può accomodare a visitare il museo, che per chi non lo sa, uscendo dal giardino c'è la scala, l'ascensore, si va al primo piano. Poi qualcuno di noi, magari allora Piero ti invito a salire di sopra per riprendere l'ingresso. Certo. Abbiamo messo anche una bella insegna nella porta e così. Va bene. Cambio la batteria e ci si vede fra due minuti. Acceso, non so. La popolazione però manca. Buongiorno, eccoci. Avanti. All'ingresso del museo. Hai fotografato me? Ma che sarà? Ma senz'altro! Infatti secondo loro mi dà una fregatura. Manca poi ce la faceva a fare il disco. Ma è successo un inconveniente del computer. Ma quando no, glielo porto io. Lei sta in via Roma, lei. Allora glielo consegno io. Grazie. Sì, è grande. Come anche detto? Andatelo dopo. Fernanda, se la vuoi.
fatto la pergamena. Sì? Sì, sì, sì. Allora a tutte e due vi segno allora, va bene? Sì, 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 sì. Oh sì, va bene, grazie, grazie. Marito, eh? Ha ripreso marito, tanto l'ha fatti fuori uno, io. Che bella questa cosa. Ah, sì, sì. Quel cammino è favoloso, eh. Quella come è favoloso. Si comincia da questi signori e poi si scorre in giù. Ma guardate belline ordinate. Mamma mia. Le nostre signore. Per l'anniversario dell'apertura del nostro museo. Questi sono i personaggi significativi, veramente significativi, molto significativi. Lui è un ospite, lui è notorio oramai, si conosce bene. Chi è che un conosce è Damiani? Ma ci si è combattuto tutti, dai! Ciao! E come tutti i salmi finiscono in gloria. Ora fra pochino mi scateno. Volete una pizza? Fra poco mi scateno. O primo. Grazie primo, eh. Anche guarda la a me me la levata di mano. Dai. O primuccio. Senza acciughe, vero? Qui non c'è acciughe. Ora c'è le ultime due. Oh,
Prego, prego. Potevi passare anche davanti, eh? Ma dal momento gli ho detto che si dà una scopata, vedi, cominciano a passare, lei è andata lì al solito. Ho detto però con questo, eh. Dio me va a pesticciare, eh. Amico, tu ne stacchi più. Ora te stacchi più. Ti sei promesso. Ora devo andare nel bagno, eh? Sì. Tanto quando lo vedo come si sente. La canzone. Ah, quella la sento. Ringrazio. Ma che fai? La cantina senz'altro rimane, vieni. Avete lavorato tanto il cani, io. Oh, i cantini.